Ciao a tutti ragazzi, in questo video vorrei parlarvi di questa ragazza coreana che è rimasta in una prigione per più di 3 anni, in una delle più terribili prigioni a Santa Marta, e poi è stata trovata innocente. In questo video vorrei parlare di tutto quello che ha passato e tutto quello che ha subito. Lei ha descritto in filo e per segno tutto l'orrore che ha vissuto quando è stata in carcere, soprattutto considerando che poi è stata dichiarata innocente, quindi capite che ha dovuto subire tutte queste pene per 3 anni per poi scoprire che era innocente. E sui media messicani era stata descritta come una vera e propria criminale. E ci sono molte persone che non credono alla sua storia e pensano che tutto quello che sta dicendo è una bugia e che in realtà lei non sia realmente innocente. Lascerò a voi il giudizio in merito a questa faccenda dopo che vi avrò raccontato questa storia in questo video. Era il 2017 quando Miss Young aveva 37 anni e viveva una vita normale. Miss Young come lavoro era una venditrice di vestiti per animali domestici quando un giorno decise di partire per un viaggio in Messico. Ha detto che era stata in precedenza in Messico, prima di questa occasione in cui andremo a parlare in questo video, dal momento che il fidanzato della sorella spesso viaggiava tra la Corea e il Messico per via del suo business. Alcune persone, tra l'altro, hanno detto che il motivo per cui lei era andata in Messico era proprio perché questo poteva essere un'occasione per espandere il suo business e questo uomo avrebbe dovuto aiutarle. Non so esattamente in che modo l'avrebbe potuta aiutare, forse magari le avrebbe fatto incontrare qualche fornitore che avrebbe potuto fornirle magari dei materiali per gli abiti per questi animali a basso costo o qualcosa del genere. Lei comunque, oltre a voler andare in Messico per questo business, voleva anche recarsi in Messico per incontrare la sorella e perché no anche farsi una bella vacanza. Durante questa occasione è rimasta in Messico per ben 2 mesi e tutto sembrava andare per il meglio. Il fidanzato della sua sorella possedeva insieme a un suo amico messicano un locale karaoke che era molto frequentato dai coreani che passavano per il Messico. Questo locale era chiamato W Karaoke. Sembra che in Messico, non so se sapete, almeno così leggendo, non sia molto sicuro comunque girare di notte e non è che ci sia questa gran vita notturna appunto per i coreani che vanno in Messico, ma non solo in generale, a meno che non siete all'interno magari di un villaggio turistico. E inoltre sembra che in Messico non ci sia neanche una grande comunità messicana come invece magari ci può essere a Los Angeles. Quindi questo locale, diciamo che era uno dei pochi posti in cui magari i coreani potevano trovarsi e passare un po' di tempo in allegria. Perché dovete sapere che comunque Miss Young non parlava né spagnolo né inglese e quindi forse non è che avesse chissà quanto da fare durante la sua permanenza in Messico. E quindi ha finito per andare in questo karaoke durante questi suoi 2 mesi di permanenza in più occasioni. Tuttavia, a 6 giorni da quando sarebbe dovuta tornare a casa, è andata in questo locale per aiutare il fidanzato della sorella appunto a stampare alcuni documenti. C'erano 5 coreani insieme a lei in quel momento nel locale e altre 3 ragazze che lavoravano lì messicane. Mentre attendeva che arrivasse la sorella, tuttavia, sono entrati addirittura 50 uomini armati con il volto coperto. E sembra che avessero iniziato a sparare. Si è scoperto poi che questi uomini erano dei poliziotti e hanno detto che non se ne sarebbero andati se i gestori comunque del locale non avrebbero sborsato tot soldi. Tuttavia, in quel momento chi era lì che lavorava non era in possesso di questa somma di denaro e per questo motivo tutte e 9 le persone che erano dentro al locale sono state portate via da questi uomini che poi dopo si sono scoperto essere dei poliziotti. Penso dei poliziotti piuttosto corrotti. In ogni caso, queste 9 persone, come vi dicevo, queste 5 coreane e queste 3 messicane più Young, sono state appunto portate su un camion senza che avessero la benché minima idea di dove sarebbero state portate. E voi immaginatevi la situazione: essere in un paese straniero dove non parlate la lingua, entrano tutte queste persone con la pistola, cioè io non oso immaginare la paura.
Comunque tutti e nove queste persone sono state portate in detenzione e sono state trattenute per ben 72 ore. E dalle dichiarazioni di Yang sembra che non gli sia stato dato né cibo né acqua né la possibilità di andare in bagno. E tra l'altro ha anche detto che, sempre questa Yang, che la polizia ha ritirato anche delle medicine di una di queste ragazze coreane che le servivano proprio a livello di salute. Quindi potete immaginare in che modo incivile siano state trattenute queste persone per 72 ore. E voi non so se sapete, però da quel che ho capito, voi se siete diciamo in detenzione in un paese straniero, la prima cosa che dovreste fare è chiamare l'ambasciata. E infatti Miss Yang ha chiesto, e anche le altre coreane hanno chiesto più volte, di poter chiamare l'ambasciata coreana. Tuttavia, quando finalmente sono state messe in contatto con l'ambasciatore coreano, in cui gli diceva che comunque non le lasciavano andare in bagno, non le davano cibo né acqua, hanno tolto le medicine a quest'altra ragazza, l'ambasciatore, a detta di Yang, le ha risposto che se dovessero pisciare possono pisciare tranquillamente per terra, e se sono state tolte le medicine dovrebbero strusciarsi a terra. E questo ambasciatore si chiedeva perché dovesse andare proprio lui a mettersi in questo casino, e sembra che abbia messo giù il telefono in fretta e furia. Comunque dovete sapere che in quel momento l'ambasciatore pensava che le ragazze fossero state realmente coinvolte in qualcosa di illegale e che fosse stata colpa di queste ragazze, quindi magari può essere che è per quello che ha reagito in quel modo così scontroso. Miss Yang ha detto che le è stato anche negato il proprio diritto ad avere un avvocato o un traduttore. Il giorno seguente l'ambasciatore è andato in quella prigione, perché apparentemente non puoi tenere uno straniero comunque in detenzione per tot tempo senza una ragione, ma in generale non credo che puoi tenere qualcuno in detenzione se non ci sia un vero motivo, e quindi avevano bisogno di una dichiarazione delle ragazze, altrimenti avrebbero dovuto liberarle. Alle ragazze sono state presentate dei documenti che avrebbero dovuto firmare, e uno dei poliziotti ha detto che sono state accusate di traffico, poi alcune questioni relativa alla mafia e business illegali, e sembra che queste accuse siano estremamente gravi, beh, in realtà in tutti i paesi, ma in particolare in Messico. E quindi, se fossero state trovate colpevoli, le sarebbero aspettati un sacco di anni di galera in un paese straniero. Quindi immaginatevi la gioia. La ragazza e anche le altre ragazze coreane inizialmente si erano rifiutate di firmare questo documento, dicendo che era una bugia e che il motivo per cui si trovavano lì doveva essere un errore. L'ufficiale però disse loro che se non avessero firmato i documenti sarebbero andate in prigione per lungo tempo, mentre se li avessero firmati, successivamente la corte avrebbe poi sistemato le parti sbagliate in un successivo momento e che sarebbero state liberate nel giro di poco. Quindi, cioè, loro dovevano firmare un documento che poi sarebbe stato alterato. Cioè, capite già qui che c'era qualcosa che non andava. Se succede, ragazzi, qualcosa di del genere a qualcuno di voi, assolutamente non firmate niente, perché voi, una volta che firmate un documento, la trovo veramente difficile da cambiare. Miss Yang ha detto che appunto non voleva firmare questo documento, ma dopo 72 ore senza poter andare in bagno, cibo o acqua, era talmente disperata che voleva assolutamente uscire in qualche modo, e quindi ha finito per firmare questi documenti. Ovviamente poi, come potrete immaginare, questi documenti non sono mai stati corretti, che queste ragazze sono state, diciamo, ritratte come assolutamente colpevoli e quindi avrebbero dovuto scontare tutti quegli anni in galera. Non so esattamente cosa sia successo alle altre 5 ragazze, ma lei personalmente, Miss Yang, è stata rilocata proprio in questa prigione, come unica coreana in tutta la prigione, a Santa Marta, che appunto deve essere una delle peggiori in Messico. Tra l'altro, dovete sapere che questa prigione è anche famosa perché molte persone appunto sono state coinvolte in molte, diciamo, lotte tra i vari prigionieri, e ci sono state persone anche che sono morte in quella prigione proprio per questi scontri tra inmate, diciamo. E ha detto che in questa prigione non ci sono neanche cose basilari come per esempio il dentifricio, lo spazzolino dei denti o la carta igienica, e che se le ragazze avessero bisogno di queste materie prime indispensabili, penso per ognuno di noi, o gliele avrebbero comprate gli altri familiari o dovevano portarsele loro stesse. Però non so in che modo potevi portartene in una prigione. Però in ogni caso questo è quello che ha detto Miss Young. E ha detto che quando lei si è ritrovata in quella prigione era gennaio, era veramente freddissimo e non sapeva proprio in che modo potersi coprire, e addirittura praticamente una delle guardie le ha dato dei vestiti che erano stati buttati via da altre inmates, quindi li ha presi direttamente da il
dal bidone della spazzatura e se l'è messa addosso pur di non soffrire tutto quel freddo di gennaio. E ha detto che i poliziotti erano così corrotti che guardavano lei che si cambiava come fosse uno show, perché dovete sapere che era anche l'unica coreana in tutta la prigione, quindi non lo so, magari per qualche fetish o qualcosa volevano guardarla. Queste sono le cose che ha detto Miss Young, poi non si sa quanto sia vero e quanto non lo sia, eh. Ha detto che durante tutta la permanenza che lei è rimasta in quella prigione, era l'unica coreana, non aveva nemmeno le scarpe, ha indossato dei vecchi calzini perché era l'unica cosa che aveva per coprirsi i piedi. Ha detto che la stanza era 10 metri quadri e la doveva condividere con altre 15 ragazze. E lei, essendo l'ultima arrivata e anche quella un pochino più bullizzata, magari perché non parlava la lingua, era accanto al water. E ha detto che l'odore era così terribile che ha smesso di mangiare e bere per non doverlo usare. Ha detto che la polizia non le dava nemmeno le forchette e il coltello per poterle utilizzare magari per mangiare o persino i piatti, e quelli che lei stava usando erano quelli che era riuscita a recuperare dalla spazzatura. Ha detto che il fatto che lei non avesse delle scarpe praticamente era motivo quasi di divertimento per le altre inmate che la prendevano in giro, e tra l'altro le guardie non hanno cercato in nessun modo di aiutarla, che dovete sapere che un paio di scarpe penso che sia una cosa assolutamente normale che ogni prigioniero dovrebbe poter avere, cioè sono prigionieri ma devono poter vivere in modo dignitoso almeno, cioè nel senso. Ha detto che a ciascuno dei prigionieri erano dati soltanto 10 minuti da poter passare all'esterno e tutto il rimanente tempo dovevano rimanere dentro quella cella minuscola di cui vi ho parlato prima. Ha detto che questa situazione era assolutamente insostenibile e dopo aver passato comunque 8 mesi in quella cella, ha cercato di contattare i media coreani per ricevere un po' di attenzione e potersi liberare da quella situazione che era assolutamente insostenibile. Potrete capire come anche per magari piccole, diciamo, denunce, eccetera, possono passarci mesi e mesi, quindi potete immaginare quanto tempo possa passare per un caso criminale come questo. Ha detto che non aveva nemmeno un materasso dove poter dormire e lei praticamente dormiva su questo finissimo, sì, materasso, non lo so, ha detto che però era delle dimensioni di una scatola, avete presente quelle per fare gli imballaggi, quindi alta così. Ha detto che è stata malissimo, quindi voi potete immaginare che se anche se siete innocenti e poi vi fanno uscire di galera dopo aver passato 3 anni dentro questa prigione in queste condizioni, cioè uscirete che starete veramente male, cioè io non so se riuscirei a sopravvivere. In ogni caso, tutte e 9 le persone sono state dichiarate innocenti e la colpa è stata data a come sono state gestite le indagini, e quindi sia Miss Young che tutte le altre 8 persone sono state liberate. Tuttavia, dopo tutto questo tempo, Miss Young ha detto che era praticamente traumatizzata da tutto quello che le era successo e che ha deciso di denunciare l'ambasciata e tutto quello che le era capitato. Tuttavia, durante il processo che sta avvenendo comunque con Miss Lee, che sarebbe l'ambasciatore, lui ha detto che ha fatto di tutto per poterla aiutare e che lei se si è ritrovata in quella situazione è solo per colpa sua e che non c'era nulla che poteva fare. Ma io dico, se sei l'ambasciatore, ci sarà un modo per poter far uscire una persona che alla fine è stata reputata innocente in un tempo più veloce di 3 anni e 2 mesi, perché mi sembra assurdo. Miss Lee ha detto che sarebbe l'ambasciatore, ha detto che in realtà il responsabile non dovrebbe essere lui, ma dovrebbe essere il karaoke, essere denunciato. Però io dico, se è ambasciatore per un motivo. Inoltre ha detto che non si scuserà con Miss Yang. Tuttavia dovete capire che ci sono ancora una percentuale di persone, tra cui sembrerebbe l'ambasciatore a questo punto, che pensa che comunque quello che dice Miss Yang non sia del tutto vero. E ha detto che in Messico tutti sapevano che quel karaoke era coinvolto in una serie di questioni illegali e che forniva dei servizi che non erano legali, cioè potete immaginare che tipo di servizi poteva offrire un karaoke. Non so cosa sia vero o cosa non sia vero, in ogni caso, se è uscita di galera, probabilmente non era vero, in ogni caso mi sembra eccessiva una pena del genere per una ragazza che era lì solo per 2 mesi. E ci sono state molte persone che inoltre si sono chieste: ma come mai questa ragazza Miss Yang è rimasta in Messico per ben 2 mesi? Cioè, dopo tutto sembrava un periodo molto lungo, e quindi molte persone hanno pensato che questa ragazza in realtà si prostituisse sostanzialmente dentro questo karaoke, e questa è una cosa estremamente illegale, specie se siete magari con il visto turistico in Messico, che quella tipologia di visto non vi permette di lavorare.
E Yang ha detto che nessuna di queste accuse che le sono state fatte è vero, e ha detto che ha tutte le prove a sostegno di tutto quello che lei ha detto e che lei non ha mai lavorato in quel karaoke, non ha mai avuto intenzione di farlo. Sembra che comunque quello che Miss Yang abbia detto è che in realtà la polizia ha avuto l'indirizzo sbagliato di dove avvenivano queste, diciamo, azioni illegali e che quel karaoke sia stato preso di mira, in realtà sia stato tutto un errore che poi hanno cercato di coprire in questo modo un po', diciamo, inusuale, così, teniamoci light. Io credo veramente che Miss Yang si sia ritrovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, e questo abbia avuto queste ripercussioni così atroci e abbia dovuto spendere tutto questo periodo di tempo in galera. Io penso che l'ambasciatore avrebbe, se avesse voluto, avrebbe sicuramente potuto aiutare di più. In ogni caso, questa era la storia. Sono curioso di sapere che cosa ne pensate anche voi. Io, se devo essere sincero, credo all'innocenza di Miss Yang e penso che se ne sia lavata le mani l'ambasciata e insomma ci sia stato un po' di corruzione. Però veramente questa è la mia opinione, non so. Sapete, ci sono tante cose che succedono nel mondo, magari quello che vi dico è sbagliato. Io in ogni caso vi vedrò al prossimo video e vi mando un grande salutone. Ciao!